antico antenato. Ero un valoroso guerriero, ingannato da un fratello traditore. Fu abbandonato sulla riva del grande fiume perché fosse mangiato dai coccodrilli. Perciò, spiegò il re alla piccola Riz, la tua nascita è preziosa. Nella città delle città, migliaia di uomini erano costretti da altri a trasportare le grandi pietre per costruire montagne geometriche. Quella mattina, Parl compiva 9 anni. Il padre, ambasciatore, gli donò 3 mandorle speciali che venivano da un antico albero dell'estremo oriente. E ancora oggi può capitare di trovare delle mandorle che fanno fare sogni premonitori. Io sono un corvo. Una maledizione mi ha trasformato in un corvo. Ma in verità sono l'alchimista Artus. Nel XVI secolo ero al servizio del grande Rodolfo II, imperatore del Sacro Romano Impero, che fece di Praga il centro del mondo e della sapienza. Oltre all'arte e alla scienza, amava le ricerche esoteriche e cercava il segreto dell'immortalità. In quelle grotte ciascuno poteva trovare una risposta a terribili domande. Che cosa sarà delle cose del mondo oltre questo mondo? Che cosa sarà di me quando non ci sarò più? E chi amo? Dove finirà? Risposte così difficili da trovare che ci vuole una vita intera o innumerevoli vite, a meno che non si riesca a raggiungere la città di Lutz. Thank you.